Buongiorno, sono le 3:20 del pomeriggio. Io sono in accappatoio e non ho ancora pranzato, sto per pranzare. Questo è il suono della mia fantastica friggitrice ad aria. Sto preparando delle zucchine al forno o grigliate, non lo so cosa è uscito fuori, però sono super contenta di questa friggitrice, allora volevo vantarmi. Perché sono ancora in accappatoio a quest'ora? Perché oggi a quanto pare mi è tornata la vena creativa e quindi ho filmato un reel, mi sono dedicata anche un po' di coccole perché era un po' che non mi coccolavo, e quando faccio così mi rendo conto che sono meno produttiva, proprio non riesco a fare niente, quando mi trascuro è la fine. Quindi oggi è stata una giornata così, chill e creatività. Poi sto facendo un percorso molto interessante per sbloccare la creatività e quindi forse anche questo sta contribuendo. E quindi oggi uno dei compiti che devo fare per questo percorso che sto facendo è di sbarazzarmi di vestiti che trasmettono una bassa autostima. Quindi voglio vedere insieme a voi cosa riuscirò a tirare fuori dall'armadio, perché di solito guardavo per cose consumate o rovinate o che non mi piacevano più, invece oggi dobbiamo andare a cercare quelle cose che proprio ti generano una bassa autostima. E con questo in mente faremo una selezione del guardaroba, dei vestiti che ho nel guardaroba. Ora però voglio pranzare perché è tardissimo e vi voglio far vedere il mio pranzetto. Le mie zucchine sembrano perfette, le ho condite con un po' di sale, olio, origano e un po' di pepe. E poi come cosa in più sto mangiando un po' di ricotta di capra che ho condito sempre con un po' di origano, delle olive e dei cracker. Questo è il mio super pranzo, faccio solo l'assaggio e poi mangio da sola perché credo abbiate altro da fare piuttosto che guardare me mentre mangio. Sono morbidissime, sono proprio succosissime, mamma mia. Questo è l'acquisto del mese, anzi degli ultimi 2 mesi. La friggitrice ad aria si è rivelata la cosa di cui avevo proprio bisogno per vivere serenamente in attesa di avere una cucina. Sono troppo felice. Fast forward di qualche giorno e mi sto finalmente ritrovando, me stessa e quella voglia di dedicarmi alle cose che da mesi aspettano di essere fatte. Qui vedete un pezzo di divano perché stamattina, a parte portare dalla mia sarta dei vestiti da sistemare che aspettavano lì da quest'estate, ho portato anche tutta la fodera del divano che vorrei rifare e gliel'ho portata per permettere di prendere le misure e capire un po' quanto tessuto mi serve e appunto creare questa nuova fodera che spero di avere pronta in 2 settimane per potervela far vedere e per poter rivestire il divano. Ma a parte questo, volevo, prima di partire con i vestiti, fare un piccolo unboxing con voi di cose che ho acquistato da Risparmio Casa l'altro giorno, perché mi servivano delle cose per pulire e poi sono finita per comprare tutta una serie di cosine che mi mancavano, che volevo, che eccetera eccetera. Ho speso 70 euro, 71,24 per la precisione, e ho comprato le seguenti cose: dei guanti,
questi indispensabili della carta forno, perché adesso ho una friggitrice ad aria e questa mi serve. La candeggina omino bianco per i delicati e per i colorati, un detersivo per i piatti, uno spazzolino, questo non lo avevo ancora mai provato, è uno spazzolino morbido Parodontax, poi delle salviettine per le superfici Citrusil per disinfettare velocemente le superfici, il Polident per apparecchi e Bite, io uso il Bite di notte quindi questo mi serve, poi il detersivo per i vetri Cif con i profumi, questo è con olio essenziale di arancia e quello precedente che ho provato al bergamotto era buonissimo. Delle salviettine intime umide, poi cos'altro abbiamo, dei panni per lo Swiffer e mi rifiuto di comprare quelli dello Swiffer perché costano una fucilata e questi fanno comunque il loro lavoro. Poi ho comprato un piccolo pazzetto per un bimbo di una mia amica, dei fazzolettini da avere pronti da sfilare e usare, lo smacchio tutto, questo non l'avevo ancora provato, è quello spray e sostiene di smacchiare ogni cosa, io l'ho già provato sulle macchie di sangue, abbiamo tutte fatto un incidente in quel periodo del mese, ne sono certa. Ecco, l'ho usato e non ha smacchiato del tutto, sono rimasti ancora degli aloni, voglio fare un secondo trattamento, quindi gli do un'altra possibilità, anche perché non avevo strofinato, avevo solo spruzzato e le macchie sono andate via, però l'alone è rimasto un po'. Quindi ci riproverò. Poi un detersivo Winnie's per lana e delicati, per tutti i miei bellissimi maglioni. Ho comprato un profumo per ambienti, Felce Azzurra, che è uno dei miei detersivi e ammorbidenti preferiti. E questo mi sembrava veramente buono perché è questo fiore di luna, si chiama, però è, dentro contiene mandarino, bergamotto, gelsomino, lavanda, sandalo e vaniglia, che sono tutte le mie essenze preferite, per cui mi sono voluta regalare questo profumo per la casa. Mamma mia, è squisito ragazzi, è squisito, lo voglio utilizzare subito senza fare danni, preferibilmente. Allora, eccolo qua, si presenta così e comunque trovo che l'imballaggio, l'etichetta è comunque fatta bene, per cui può benissimo essere posizionato già così com'è ed essere una cosa bella da vedere, perché a me tutte quelle cose con tante etichette colorate non piacciono per niente. Poi ho comprato delle teglie in alluminio per usarle appunto con la mia friggitrice ad aria, perché non avendo una cucina faccio fatica a lavare i piatti, perché comunque li sto lavando nel lavandino e nel bagno, che sappiamo non ha la stessa cosa che puoi mettere nel lavandino nella cucina per filtrare appunto tutti i residui di cibo, e per quanto io mi impegni a non far finire residui di cibo, di verdura dentro il lavandino, qualche cosa mi sfugge, piccole particelle, però mi sfugge, e piuttosto che lavare tante cose che appunto sono molto sporche, come può essere una teglia, preferisco usare queste qua in alluminio per il momento, che mi costano, perché le pago comunque, hanno un costo abbastanza importante, anche se da risparmio a casa comunque costavano un pochino di meno,
Però a lungo andare un lavandino e un mobile per il bagno mi costerebbero molto di più piuttosto che queste vaschette. Poi quando avrò una cucina ovviamente utilizzerò le mie vaschette in ceramica, che sono quelle che preferisco, o quelle in vetro. Poi ho preso questo filo interdentale incorporato. Trovo che per me è quello che funziona meglio, perché avevo provato a comprare e utilizzare quello normale e non l'ho mai utilizzato con regolarità, perché comunque facevo molta fatica, mi rimaneva incastrato, le mani mi facevano male. Invece con questo sono molto comoda. Ho già utilizzato un'altra marca, forse della gamma, e mi sono trovata davvero bene, quindi ho ricomprato lo stesso formato. Poi, vabbè, c'erano anche dei tovaglioli che sto già usando. E infine ho comprato degli asciugamani. Perché da quando mi sono trasferita qui avevo continuato ad usare degli asciugamani che avevo già, ma adesso è arrivato il momento per abbellire un po' anche il bagno e utilizzare delle cose un pochino più nuove e più belle, perché i miei asciugamani sono parecchio consumati. Io sono per l'asciugamano bianco perché trovo che quelli colorati a lungo andare, comunque in meno tempo rispetto a quello bianco, cominciano a rilasciare degli odori sgradevoli anche dopo che li hai lavati. E penso che sia dovuto, anzi, sono sicura che è dovuto al colorante che viene utilizzato nel colorare appunto il tessuto utilizzato per gli asciugamani. Per questa ragione sono per il bianco, che è sempre elegante e evergreen proprio, sta bene con tutto, perché l'asciugamano bianco ti dà l'idea proprio di pulito e di coccola dopo il bagno. E un buon asciugamano fa la differenza. Questi qua di Risparmio Casa sono abbastanza belli, non sono stupefacenti. Ho visto degli asciugamani stupefacenti da Leroy Merlin, ma costavano 30 euro se non di più l'uno, il telo grande, e per il momento non è un investimento che voglio fare. Ecco, magari più avanti lo farò, perché comunque un asciugamano di ottima qualità ti dura per diversi anni e merita in realtà fare un investimento, ma per il momento preferisco, ho preferito fare un acquisto un pochino meno importante. E sono comunque degli asciugamani molto molto carini, eleganti. Ho preso quelle salviette 55%, ne ho prese due perché comunque vivendo da sola non è che ho bisogno di troppe salviette. E poi ho preso degli asciugamanini ospite. Ne ho presi due e ne avevo già altri due. E poi, vabbè, il telo sono riuscita a comprarne, ups, uno solo, perché gli altri erano esauriti, non ce n'erano di più. Però tornerò a comprare almeno un altro telo. E questo l'ho fatto anche in vista di poter ospitare finalmente anche degli amici qui a dormire. E mi piaceva l'idea di avere degli asciugamani belli, nuovi, da dare agli ospiti. Ovviamente tutti questi asciugamani andranno lavati subitissimo e poi utilizzati, perché sappiamo, vero, che quando si compra la lingerie o la biancheria per la casa va sempre lavata, perché per quanto sia nuova è stata maneggiata da diverse persone, sono state dentro depositi, ci sono ancora tutte le polveri che si sono create nella stessa realizzazione di questo oggetto. Quindi è sempre cosa buona lavarli. Sarebbe bello e utile anche e saggio lavare anche i vestiti che si comprano sempre. Però quello magari non lo facciamo spessissimo o con tutto, mentre proprio con la biancheria è un must, va assolutamente fatto. Io adesso metto a posto queste cosine e mi sarebbe piaciuto cominciare a sistemare i vestiti, ma vado appunto a trovare questa mia amica che ha avuto un bimbo da poco.
e quindi non c'è tempo per fare quel lavoro là, per cui magari lo facciamo insieme dopo o domani. Intanto magari accumulo delle altre cose nuove da far vedere. Un attimino solo. Siccome adesso ho una mezza cucina arrangiata perché ho la friggitrice ad aria, ho comprato delle cose che mi servono per la friggitrice ad aria. E all'Esselunga ho comprato questo sottopentola in sughero. Non l'ho ancora aperto perché volevo farvelo vedere, adesso lo posso finalmente aprire. Costava 4 euro. E poi ho comprato due presine, sono vendute proprio in set da due, costano 5 euro un paio. E poi un guanto per evitare di ustionarmi con la friggitrice ad aria. Queste le ho già lavate ovviamente e le sto già utilizzando e sono super proud di questo acquisto perché sono di un tessuto veramente di qualità e sono anche belle da vedere. A me piacciono le cose neutre e che comunque ti diano un'idea di natura e di cosa naturale. Non mi piacciono le tinte troppo forti per i tessuti che utilizzi per la casa, e queste le ho trovate perfette. Sono super felice del mio acquisto. Basta. A dopo. Quante volte mi avete visto fare questo lavoro? Penso ormai infinite, più quelle che non ho neanche fatto vedere, ma sento che questa volta il lavoro che devo fare è molto più chiaro rispetto alle volte precedenti, perché è preciso quello che devo fare. Devo andare a tirare fuori tutti quei vestiti che provocano una bassa autostima. Perché prima, quando facevo decluttering o sistemavo l'armadio, andavo più a cercare per cose che magari erano rovinate o che non erano più nello stile che volevo indossare o che non mi andavano più bene o che non mi facevano sentire bene, ma adesso sento proprio quanto questa cosa diventa lampante. Tirare fuori cose che fanno venire una bassa autostima. Questa è la svolta epocale. Tra l'altro, anche vedere tutto questo armadio in questo stato mi provoca una bassa autostima perché mi dico, ma veramente così vuoi vivere? Cioè, in questo modo non sai neanche che cosa hai. E questa è anche la ragione per cui mi sta venendo veramente una voglia fortissima di cominciare a sistemare in qualche modo questa casa, anche se le risorse non sono proprio infinite, però mi sta venendo voglia di fare, di riordinare, di mettere a posto, di fare finalmente quelle cose che mi sono detta che avrei fatto. E penso che questa settimana sarà, no, dai, non lo dico troppo forte perché poi sembra che uno le dice le cose e poi non ne fa. Però sento che sta accadendo qualcosa in me. Sta accadendo qualcosa che mi sta spingendo a voler fare. Tra l'altro, queste cose, tipo quella che sto facendo adesso, di riordinare, di cambiare disposizione, o anche fare delle piccole trasformazioni nella propria casa senza andare a investire chissà che cosa, le puoi fare sempre, si possono fare sempre, è una cosa che ho realizzato tipo un'ora fa e sulla quale sto lavorando da diverso tempo, però a
arriva sempre quel momento in cui diventa tutto più chiaro, e questo momento è capitato prima, perché sto riflettendo su come realizzare quel progetto dello sgabuzzo e della libreria, e ho notato che non sto riuscendo a prendere una decisione, perché mi dico: ma poi se non sta bene, e se non mi piace, se tra un mese cambio idea, se tra un mese cambio idea. È talmente piccolo l'investimento che posso rifarlo. Le cose che dovrebbero andare dentro lo sgabuzzo sono riutilizzabili e si può cambiare il loro uso, quindi si possono riposizionare in casa o in cantina o nel garage. Si possono fare talmente tante cose che limitarsi per la paura che tra un mese non mi piacerà più, penso che sia troppo limitante in questo momento. Devo fare, ho bisogno di fare e ho bisogno di creare. Boh, sto svuotando tutto perché questo mi aiuta a capire meglio tutto quello che ho nell'armadio, e tra l'altro ho notato che le cose più nascoste sono quelle che mi mettono più tristezza quando le apro, perché se sono nascoste una ragione c'è. Quindi le prime cose che usciranno da questo guardaroba saranno quelle che tengo ben lontane dalla luce del giorno. Direi che senza stare ad annoiarvi, questo è un lavoro che faccio da sola, e poi vi dirò qual è stato il risultato e cosa ho trovato, cosa ho capito da tutto ciò. La situazione è questa intanto. Abbiamo una montagna di vestiti qua sul letto e delle scatole da aprire. Bene, da fare ce n'è e anche parecchio. Siete pronti? Ta-da! Ammetto che sono andata un po' in sbattimento, perché non è stato facile. Con alcune cose mi è stato proprio complicato dire mi separo, ma ho fatto un ragionamento, in particolar modo con un paio di mutande che non sono messe malissimo, ma sono un po' consumate. E l'ho guardato e ho detto: vabbè, ormai le lavate, le indosso un'altra volta e poi le butto. E poi ho pensato: ma se dovessi morire con indosso quelle mutande, vorrei morire in quel modo lì? E mi sono risposta di no. E allora, mentre sistemavo e cercavo di capire quali vestiti togliere dal mio guardaroba, mi sono continuata a fare questa domanda qui, e il risultato è questo. Praticamente queste cose qua sono tutte da buttare, da smaltire. Queste no, queste sono semplicemente dei vestiti estivi che ormai sono di troppo nel guardaroba, ma queste sono tutte da smaltire, perché appunto abbassano l'autostima. Perché? Perché sono consumate, perché hanno gli aloni di deodorante e perché arrivano da situazioni che non voglio più vivere, e eccetera eccetera. Non ha più senso tenere tutte queste cose che a primo impatto mi verrebbe da dire: ma questa è una Burberry. Sì, è una Burberry, ma è consumata, è troppo stanca, ha fatto la sua vita. Questa qua ho fatto una fatica immensa perché la adoro. Forse riuscirà a tornare nell'armadio, perché se riesco a trovare i bottoncini da sostituire, magari si salva.
vedete che sono consumati. Cioè, non è bello indossare una cosa così. Infatti, l'altro giorno quando l'ho indossata, non mi sono tolta il cappotto perché l'idea di avere questi bottoni così, in questo stato, mi deprimeva troppo. Per cui tu puoi essere anche stupenda, ma se sei consumata, non va bene. E quindi questa è la situazione. Abbiamo tutti questi vestiti che non possono nemmeno essere regalati, non possono essere portati al bidone giallo. Forse si salvano i pantaloni perché per me sono consumati, ma qualcun altro potrebbe ancora apprezzarli e in realtà sono ancora presentabili in qualche modo, però siccome io non li metterei per indossarli così per andare in giro, non mi sembra il caso. Questo reggiseno è nel mio guardaroba da troppi anni ed è nuovo, solo che su di me fa questo effetto stranissimo, cioè mi dà una sorta di allergia per cui la mia pelle va in fiamme. Per cui questi magari li porto al cassone giallo, li metto nella bustina perché sono nuovi ed è veramente un peccato. È veramente un peccato, non so perché mi fa questo effetto. Vabbè, questo è quanto. Un grosso abbraccio, grazie. E lasciamo spazio a qualcosa di nuovo, perché funziona esattamente così. Se vuoi che cose nuove entrino nella tua vita, devi assolutamente fare spazio. Devi sbarazzarti di tutto ciò che è di troppo, che ha fatto la sua vita, che ti appesantisce e non ti dà modo di evolverti. Quindi tutti questi vestiti, ahimè, andranno via e punto di fare la stessa cosa con un sacco di altri oggetti che occupano solo spazio. E questo è un cambiamento che sta iniziando piano piano, ma sento che andrà giù a mo' di valanga. Quindi oggi mi avete fatto compagnia nella riordinazione dell'armadio, poi mi farete compagnia con tante altre cosine. Ora è giunto il momento di chiudere questo video. Io vi ringrazio di essere passati di qui. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!